Bentornati a un altro episodio notturno di Crusader Kings. Stavo proprio pensando come cavarmela dall'ultima situazione dove ci eravamo messi e ho stretto un'alleanza con la Polonia, così a caso, quindi non lo so, penso di combatterla, ma visto che questi vogliono rompere le palle, vogliono abbassare la Crown Authority, io sto pensando semplicemente, io la alzo a 3 e quando poi loro verranno a chiedermi di abbassarla, ve la rimettono a 2. Evito una rivolta per 800 di prestigio, che per me è tutto fattibile come cosa, in verità. Però potrei anche provare a combatterla e vedere come va. Poi un'altra problematica che mi si parava davanti è la successione. Cioè, mio figlio è una testa di cazzo. Cioè, palesemente una testa di cazzo. E stavo pensando di diseredarlo. Perché, come vedete, lui ha meno 15 general opinion e poi meno 10 per il resto, cattolico opinion, meno 5, in più può avere, può essere imprigionato, banisciato e ammazzato, così. Quindi guardato la linea di successione, chi c'è subito dopo? Beh, c'è mia nipote, che ha come padre quella testa di cazzo là, però ha solo 3 anni. Io non so se il regno, cioè se è meglio governato da assassino che odiano tutti o dalla bambina, anche perché una volta che andrà su l'assassino che odiano tutti, questo qua può tranquillamente, come si dice, potrei fargli prendere i wolves, prende il trait monk. Ma potrei banisciarlo. Ci penso un secondo. Sì, ci ho pensato, adesso vedo un attimo cosa fare. Un'altra possibilità sarebbe anche quella di aggiungere una legge al regno italiano e mettere la feudal elective. Mi manca ancora un po' di prestigio, ma dopo questa crociata dovrei averselo. E con la feudal elective farei contenti un po' tutti, ma poi dovrei fare eleggere qualcun altro e sarebbe veramente un dito nel culo. Quindi io per ora cosa dico? Se riusciamo a far arrivare la bambina, sua figlia, a un'età buona, faccio entrare mio figlio un monaco. Altrimenti vediamo di gestire la cosa così. Per quanto riguarda la rivolta, io vorrei provare a combatterla perché perdo 500 uomini, 1000 in totale forse, e avrei la Polonia dalla mia parte e anche la Lombardia, il Ducato di Lombardia mi viene a dare una mano, e poi forse pure qualche altro piccolo conte, eccetera eccetera. Quindi in verità abbiamo 3 problemi, senza contare le crociate, sotto quella cosa lì. Successione, la rivolta, crociata, poi ce n'era pure un'altra che probabilmente mi sono appena dimenticato, ma vediamo. Comunque noi l'abbiamo presa, siamo venuti qui a leccarci le ferite. Tra l'altro io sto sveiando quello della rivolta, non credo funzionerà, però abbiamo ancora diversi mesi prima che la cosa si sistemi. Ora io, no, senza fare delle grosse cazzate, vorrei passare qui, alzo a 4. E vediamo come va. Ovviamente se però voglio, vedo un attimo come va con lui, se sale la cosa, si leva dalle palle, bene. Se no prima provo davvero a spendere quello che posso. Sì, l'elective non potrò mai metterlo, quindi no, l'elective non potrò mai metterlo, mi costa troppo, non posso fare quello che voglio. Io non capisco perché i cristiani li girano intorno invece di attaccare. Sta succedendo qualcosa. C'è una battaglia, mi sa. Vediamo se riusciamo ad arrivare senza farci massacrare. Oddio, senza farci massacrare è una parola grossa. Quanti sono? 17.000. Più altri non so quanti mila. Ok, no, l'esercito grosso del Papa è là.
fatto la cazzata a voler entrare in quella battaglia. Divento erbalista 18%, ma non credo succederà mai. Al massimo prendo quell'altro per schi soldi. Quanti siamo? Rifornimenti 72. Vediamo se riusciamo. Non so come abbiano fatto arrivare da lì, probabilmente da nord, ma si sono infilati in un punto così di merda che io sto pensando di togliermi totalmente dalle palle, ragazzi, e andare qua. Penso che sia la cosa più giusta da fare. Fanculo il Papa, fanculo le sue guerre. Ecco, magari non entriamo contro questi. E andiamo a sud velocemente. Sai, più che mi sa che perde il Papa sta guerra qua, se continua a stronzeggiare così e non entra. Eh già. Tutto per tenere le persone ferme lì e non so fare che roba. Affari loro, noi andiamo a sud e vediamo cosa succede. Duca non è stato svegliato. Va buono. 8 mesi e si è abbassata un po' la loro voglia di... Proviamo a... Ultimo tentativo. E a 10. C'è possibilità di blackmailarla? Perché io penso che lei abbia... Ah, non c'è possibilità. Si deve ammazzarla. E ammazzare lui? E ora ready scheming. Eh sì, ma non serve più adesso schimmare contro di lui, fidati. Vediamo, magari siamo fortunati. 11 mesi, la rivolta parte a 8. Lo so che è stato overwhelmed by stress, probabilmente questo mi ci fa schiattare, ma... Si doveva fa'. Mi serve uno che fa diminuire tanto il tempo. E lei non costa tanto, 68. Vediamo se c'è qualcun altro. 20, 12... Va bene. Quanto costi tu? Ma quanto costa sta gente? Quanto ci fa pagare per ammazzare le persone? Toh, toh. Fanculo. Stressful situation e noi prenderemo con reclusive. Sì, perdo un po' di stewardship, un po' di cose. Rakish non mi ricordo cos'è che faceva. Ah, andiamo al bordello a... Madonna mia. Ora, sì, penso questo per il semplice fatto che se non si può più fare le feste, che sono una delle main resources. Morto lo Spy Master. Potrei mettere lui. Questo però vorrebbe dire... No, 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 no. Questo qua è il Duca, 1200 uomini più qualcosina. No, 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 non facciamo cazzate. Andiamo avanti con il nostro piano, mettiamo lui, 16. Marshall, no, signore, grazie. Un altro morto? Mettiamo lui. In ania corte. Vediamo come va. Anzi, vediamo quanto ci vuole ucciderlo adesso. 11 mesi, ma non ha accorciato il cazzo di tempo? Niente, a me serve che si accorci il tempo a manetta. Cioè, 11 mesi è troppo. Qua 160, insomma, chi è? 110. Dio santo. Io ho pagato per niente, a sto punto andiamo full, cioè, cosa devo dire, full. 110 contro queste 12, queste 20, 150 per 40 in più. Perché non si abbassa il dannato tempo? Sto parlando gente per niente.
Sto prendendo gente per niente, 9 mesi, ma porca troia. Qua stanno aumentando addirittura. Addirittura tu, pezzo di merda. Non va bene. Io ogni aria aumento, Cioè, quanto è qua? 5 mesi. Boh, andiamo avanti un pochino. Come gained extra vigilant. Ma lo devo ammazzare, come fa a guadagnare extra vigilant questo qua? Vabbè, lascia perdere, ho fatto pausa fin già troppe volte. Quando manca un mese qui, parto secco in ecco senza chiedere niente a nessuno. Peccato per i soldi buttati, però un tentativo andava fatto. Sbaglio, stanno scendendo. Stanno scendendo. Però non arrivo minimamente al coso. Facciamo come vogliono. Diamogli retta. Si incazzeranno a bomba adesso. Perché ho alzato a 3. Pace, amen, direi. Molliamo metà dell'esercito qui e l'altra metà lo mandiamo avanti. Ovviamente siamo in una posizione che se l'esercito lo sopravviene giù ci rompe il culo, ma noi. No, andiamo avanti così, non frega niente. Dangerous faction. Forse se aspettano ancora un po' lo ammazziamo. Eccolo qua. Limited Crown Authority dice che mi arriva. Che è esattamente quello che volevo io. Oddio, penso di non aver scelta. E sono tornati nel punto di partenza e si sono levati dal cazzo. Oddio, non sarei più a ammazzarlo adesso. Ammazziamo lo stesso. Visto ragazzi come si evita una rivolta di questo tipo, si aumenta di un livello e poi gli si dà quello che voglio. Adoro la democrazia. Sembrano ignorarmi, io vado avanti. Dopo penso di salire e non andare sotto. Mi metto qui nel delta, cos'è questo qua, il tigre e l'Eufrate? Sì. Che però c'è solo o il tigre o solo l'Eufrate, mi pare. Eufrate. Siccome sono giusto. Un 20%. Stressarmi ancora un po', non mi sembra il caso. Oddio, posso andare al bordello? Quanto mi. Puttana, non pensavo che stesse così tanto queste cose qua. I do what I must. Gente viene scomunicata. Già, sarò anche giusto, ma quello deve essere morto. Allora, the victory is not, sì, 30 è sufficiente. Andiamo a quest'altro bel castello. Intanto i nostri amici stanno perdendo territori e altro. Ancora figa, cioè, che palle, oh, non te la rende, non te la rende facile per niente. Oh, figa, morto, fanculo. Poi ho messo il friulino, a vedere. A me sembra messo abbastanza bene. C'è questo qua che è meno 21, interessante. Sway.
Ecco. E io devo per forza. Con la Hunt. Perdo 30. Bordel. You will lose some stress. 30, andiamo al bordello. 62, sì, ne valsa la pena in tal senso. Speriamo che paghi bene. Comunque la. No, grazie, Marshall. Di nuovo no. La smetta di mettermi in pausa il gioco, la prego. Tra l'altro mi sembra stralaggoso, sempre per quella questione che dicevo l'altra volta dei dannati. Della dannata crociata che a quanto pare il gioco non mi sta. Il computer mi sta morendo. Questo qua ha svegliato 12 truppi davanti a me come per dire. Qua il papa come va? 2000, 2000, 1400, 2000. Sta perdendo tutto. Cioè, stiamo perdendo a manetta. L'unico sono io che sto portando un po' avanti qua. Se la crociata la perdiamo, non è che sia il massimo, né? Ok, andiamo qui. No, qui dice che non si può. Oh, andiamo qui. Possiamo andare qui? No, andiamo qui. Pattina addirittura tutti gli uomini. Questi 12 qui nel mezzo, purtroppo. Prendevano due schiaffi in faccia. Tanto possiamo mettere il nostro bishop, andare avanti a riportare la giusta religione. Cristianesimo. Tra i cari fedeli, quanto ci sto mettendo a spostare? Secondo me stanno staccando per venire a rompermi le palle. A me sembrano in ritirata. Non vorrei che la ritirata gli facesse notare che io sneaky sneaky. Victorious Crusade, abbiamo vinto. Ah, hanno vinto una battaglia forse. San Giorgio è con noi. Ho preso un po' di soldi. Chi ha vinto? Vediamo. Jezira sarà? Simonetto. Oh, mio. Il mio, quindi abbiamo fatto di nuovo la nostra parte. Abbiamo recuperato un po' di soldi. Non abbiamo più un court physician. Allora, non è il massimo visto che religione è quella quel cerchio? Bogomilismo. Io ve ne scampi se so cosa cazzo è. Tu diventerai il nostro nuovo dottore. Abbiamo risolto qualche problema. No, no, no. Vai avanti per i cazzi tuoi e tu, che io vado avanti per i cazzi miei. Ah, certo che vi ridiamo indietro il vostro figlio, signora. Oh, oibo. Sì, mi serve proprio un amico. Qui cosa abbiamo? Qua abbiamo questo duca che rivuole. Fellow Vassal che rivuole sua moglie indietro. Probabilmente, sì. 50 monete, voglio dire. È giusto così. Allora, come siamo messi a Knights, secondo voi? Abbastanza bene. Sono il fratello. Ancora, vediamo cos'è che c'è. Uno schema a corte. Cosa è successo ai vestiti di sta donna qua? Bug grafico. Potrei buttarla. La duchessa. Perché non è la stessa cretina. Ha qualcosa che non vanno in modello di questa signora qua. Fila tutte. Oddio, ancora lei. Anche questa è in prigione. Vabbè, fatelo sapere a tutti che è una deficiente, fine, ti chiediamola qua. Allora, possiamo ransomizzare un po' di persone. 50, ci sta. Soldi per me. 10, vai. 10, vai. Cosa succede qua? Stanno litigando per i cazzi loro. Cerchiamo di dare una mano, vediamo. Tanto non funzionerà, eh. No, ha funzionato? Il mio holy order è stato. Oh, sì, figa, porca puttana. Un po' di fortuna. Il
Io vorrei capire, ma quando il mio holy order viene assunto, a me danno dei soldi per questa cosa qua? Perché io l'ho fondato, gli ho dato una sede e dovrebbero, secondo me, pagarmi, no? Cioè, questa qua è la logica di tutto. Il mio vassallo. Dell'imperatore sto facendo i soldi, possiamo negoziare un'alleanza con quest'uomo. Schifo. Sì, è vero, c'è l'altro problema che dovremo risolvere a breve, però io per ora andrei con aumentare ancora di più i soldati o aumentare ancora di più i soldi. Impunita. Non, cazzo dico, scusate, Orbatello. Orbatello al porto, porto 2. Non è che sia un granché in verità. Dovrei alzare il castello qua. In verità c'è un sacco di soldi a spendere qua. Per fare le cose bene. Andiamo con questo a livello 3. Mi dà pure development, growth. Qui possiamo spendere e io metto l'high cable così. Ma cacca la mia faccia. Mia nipote a quanti anni è arrivata? Questa cosa gli è successo? Si flagella da solo in prigione, sto disabile. Madonna mia, è ritardato, figa. Speriamo che non venga su stronza come suo padre. Se arriva a 10 anni io lo diseredo quello là, giuro. No, non voglio fare maresciallo, smetti di mettermi in pausa. Lo prego. Cosa c'è adesso? Sì, tutta la tua famiglia. Che cazzo, gli ho arrestato tutta la famiglia, sto qua. Per chiedere soldi al Papa. Tanto ormai il Papa. Perderebbe opinione di noi, però. Quanti soldati ha il Papa? Oh, potrei dargli una mano con la Paisan 3 volte. Non posso in nessuno dei due perché non è mio alleato. Paura che poi dopo quello là, non so, l'IA è stupida, cioè, anche se ti dà la possibilità di abbassargli i soldi, cioè di chiedergli i soldi, beh, gli abbassa la cosa di lui, poi va sotto zero con il fatto che gli piaccio e mi scomunica. È sicuro, sicuro che lo farà. E non voglio avere niente a che fare con quella roba lì. Per quanto riguarda i soldati, siamo a 6.000 su 8.000. Io ora lo faccio fare un po' di addestramento, questo qua. Sì, abbiamo quel cazzo. Buono, ho alleviato i sintomi. Abbiamo anche questo problema qui. Di questa. Oh, Cold War in Polonia 2007 contro. Oh, ma che cazzo! Dove dobbiamo combattere? Cosa è successo alla Polonia? Sapevo di non fare alleanze a caso per queste cose qua. E niente, andiamo a dare una mano ai polacchi. Ma andiamo a dargli una mano alle nostre condizioni, ossia tirerò su 3.000 uomini. Sì, insomma, quelli che vengono su da qua sono quelli che mando. Vada, perfetto, così rimaniamo in positivo. Hanno un po' di soldati. Andiamo a dargli una mano. Non credo arriveremo mai in tempo. Ma comunque se la sta cavando veramente bene il suo generale. Ah, i coglioni grossi. Vabbè, erano il doppio. Però 1.500, mica male. Scusate ancora se pure questa puntata è stata un po' piena di pause. Ma mi trovavo un po' in crisi per le varie rivolte che erano veramente tante. E in più non riesco a prendere territori nuovi. Dovrei riuscire. Imperatore a 2. In testa guerra dobbiamo pensare a come. A come vincere un territorio almeno. Non stiamo assediando. Forse qua? Ok, non stiamo assediando. Ma che cazzo di problemi ha?
Mi sembra che sia rosso, o è rosso quello che c'è di qua? Perché i bordi così confinati mi hanno un po'. No, io ragazzi non so che cazzo dirgli. Andiamo per la capitale, quella lì la potremo prendere. Sì, questa ce la fa assediare. E penso era anche l'ultima azione della serata. In tal senso. Una bella botta gli abbiamo dato. No. Devono mettere un'opzione che rifiuta a prescindere da quando ti sta rompendo le palle. Ma sei Salin tu? Cazzo, sì. Liberiamo il bambino. È dalla casata dell'imperatore. Ha un niente dal prendergli la capitale. Ah, invalidata è morta, quindi hanno ristabilito la Polonia. Ovviamente non mi ha dato i punti per essere entrato in guerra, ho solo buttato nel cesso qualche soldo e fine. Simpatico come sempre. E non ho più niente per una casus belli. Io quasi quasi lo creo, il cazzo di casus belli per quella roba qua perché mi serve. Lo pagherei un boato. Sì, qui stiamo dando roba agli altri. A Friuli non do più un cazzo, il Friuli. Arriverebbero qui da me in 3.009. 1.500, 2.500, 2.500, 4.500, 5.000 non sarebbero comunque sufficienti e io non chiamerò nessuno, ma potendo li chiamerei. Quindi sì, io ragazzi fermo qua e la prossima guerra cerchiamo di ripigliarci per me, da tenermi probabilmente. Questi due territori qua che sono Teramo e Teramo, Teramo diviso tra le montagne. Che brutta divisione che ha fatto di sto schifo qua. Vabbè. Quindi niente. Prima di iniziare qualcosa di grosso, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.